cose che avevamo intuito, ma che adesso in maniera, come dire, mostrabile, penso al mio rispetto, a Rizzo Latti e tutta una serie di altre questioni, non possiamo più negare. Io ho preparato la presentazione, che in realtà porterò, sbaglierò in alcuni punti, in modo da riservarci nelle eventuali fasi successive, e partirei invece, si vede questa cosa, sì, perfetto, e partirei con questa, che è stato solo un attimo a rilassare la pista per un istante. Il titolo che ho voluto dare in qualche modo a tutto questo è stato: come aiutare i bambini a riconoscere, esprimere e gestire le emozioni? La risposta è la verità. Ebbene, parto subito con una cosa di uso comune, insomma, nessuno di noi conosce tutti i significati delle faccine che proprio dite, noi siamo alcuni, sono i nostri preferiti, cioè in particolare quello della, di quello che danza, è fatto così, che io ogni tanto metto a casaccio per vedere la reazione, e infatti tutti quanti interpretano in maniera assolutamente diversa, insomma. E quindi vado scritto avanti. Sì. Una cosa viene con grande forza, in maniera trasversale, fa emozione in gioco, e cioè i giochi dei bambini non sono giochi, ve lo sto dicendo io, ma il riferimento è molto più autorevole del mio. Bisogna considerare le loro azioni più serie, come diceva da qualche parte su un post di Facebook che ci parla un'altra cosa, dice: quando un bambino ti offre una tazzina di caffè, tu devi accettare, devi bere, devi dire pure se ti è piaciuto o se non era abbastanza zuccherato. Questa cosa probabilmente l'abbiamo fatta tutti, se abbiamo avuto bambino in contatto, cioè, dire, un bambino che per quella tazzina di caffè mi dice: ma non c'è niente in mano, stiamo smontando completamente, non abbiamo capito nulla. Credo che nessuno dei presenti lo farebbe. Qui vedete, come dire, un esempio che non possiamo non citare quando parliamo di giochi, di emozioni, e qua trovate alcuni dei personaggi di Inside Out in particolare, che è un lungometraggio a cartoni molto, nel senso che è molto istruttivo, nel senso che dietro c'è tutta una serie di teorie davvero messe dietro. La protagonista